a tutti ragazzi, oggi sono qui per presentarvi questa mod creata da Vasilis 31 Modding, anche una pagina FB se volete guardarla, vi metterò il link in descrizione. E questo modder rumeno ha creato questa Lexion 780TT. Come vedete è una mod dannatamente bella, fatta veramente bene, notate anche i dettagli dei bulloni sulla scaletta, i dettagli del cingolo, i fari, le frecce, tutto quanto, l'affaretto qua dentro che non mi ricordo il nome, ho un vuoto di memoria. Vedete anche com'è dettagliata. Insieme alla mod avete anche la sua barra e questo carretto per trasportarla. Cioè, notate anche i dettagli, la struttura della mod, dei vari componenti che ha. Anche gli interni sono dettagliati. È tutto 3D, non ha solo immagini appiccicate là, ma sono proprio riprodotti fedelmente. Poi ha qualche... Oh, scusate, è stata la porta aperta. Va bene, ha qualche funzione del tipo con il tasto 7 chiudete, aprite la porta, vedete anche il riflesso del vetro. Poi con il tasto tasto 8 aprite questo portellone dove avete la vostra marmitta, il motore, no, tasto 9 aprite il vano motore, vedete anche il vostro vuoto Mercedes come è fatto col turbo, tubo di scarico, cannette varie, scaletta, fari, faretti posteriori, lampeggiante. E con il tasto 5 potete anche aggiungere o togliere il vostro agricoltore. 6 invece è, cos'è che non mi ricordo, ah sì, giusto, 6 sono i fari posteriori, no, è la luce del tuo discarico. Cosa magari è di notte, non riuscite a vedere, ora potete usare quello. Poi allora, vabbè, la ventola qui di la ventola per separare il cos'è, come si dice, il cereale dal resto, si muove. Poi qui avete tasto M, avete la possibilità di aprire il cassone. N, togliere e mettere il chopper per cippare, per iniziare la paglia. Poi all'interno della cabina avete anche l'IC, qui c'è anche l'omino, mi fa compagnia. Vabbè, qui avete il chopper, come ho detto prima, e avete il pipe, cioè sarebbe il tubo di scarico. Vedete, un attimo, piccolo problema. Ecco, vedete che si apre. Questo invece è un monitor dove avete tutto il vostro vostra telecamere, posteriore, tubo di scarico, gancio 4-5 sono per il vostro per la vostra barra. Adesso qui andiamo ad attaccarla, così vi mostro. Ha un piccolo difetto, cioè che la telecamera non è fissa ma ruota di 360 gradi. Quindi se magari per sbaglio vi parte il mouse siete fregati. Ma state facendo un video, boom, parte. Ecco, come ad esempio in questo caso, se vi sfugge il mouse finite per fare sto disastro qua. Come vedete ora sto usando la telecamera posteriore. Dai, attaccate a barra, cazzo. Ecco, madonna, questo... Boh, attaccata la barra. Ora 4, telecamera a sinistra, 5, telecamera a destra. Adesso vi spiego perché non mi serve. Ah, un altro difetto che ha è che non ha il dirt, purtroppo, anche se è una mod fatta veramente bene col dito sarebbe ancora meglio. Sarebbe strabello vederla tutta bella zozza sporca. Qui vai, tacchiamo. Qui sono nella Canada Map, quella delle vecchie serie di FMark 95. Ho pensato di farlo qui perché avevo un campo immenso, quindi avrei potuto anche sperimentarla. Allora, N chopper, vai. Istruzione vegetale.
tasto 5 avete la possibilità di mettere il... No, scusate. Numpad 5 avete la possibilità di mettere anche lì. Fanculo. Minore. Numpad 4 avete la possibilità di mettere anche gli specchietti. Se volete essere magari più realistici, potete metterli o toglierli. Anche se poi avete anche le telecamere. Oh cazzo, sono andando anche storto, perfetto, va bene, andando a una prova. No. Come avete visto funziona perfettamente, anche l'animazione della barra. Scusate se sono andato un po' storto, ma stavo guardando altro, quindi mi sono sconcentrato. Comunque è fatta dannatamente bene, lo ripeto, ma è... Scusate se lo ripeto, ma è veramente una roba bestiale. Mostrerò anche ad un'altra mod creata sempre da lui, molto bella. Serbatoio da... Quanto cavolo è che non mi ricordo. Da penso 12.000 litri o 13.000, non ricordo. Ventola animata, come vedete. Bene, come avete visto, questa mod funziona perfettamente. Ve la consiglio assolutamente per chi di voi è appassionato di queste marche. Lexion e magari appassionato di bestione come queste qui, fatta molto bene, consigliata assolutamente, perché è fatta molto molto bene. È una delle Lexion 180 fatte meglio. Purtroppo non ci sono New Holland, CR o Deus Far, ma il modello quello nuovo o altre marche fatte decentemente. Alcune sono solo delle mod modificate, cambiate le texture e basta. Purtroppo nessuno sta pensando di farne una fatta bene. Speriamo ne facciano anche altre, anche se ormai tra settembre e ottobre, fra 2 mesi, uscirà il 15, quindi mi sa che abbandoneranno i progetti da fare per il 13 e li porteranno direttamente al 15. Bene, questo video è tutto, spero si senta bene la mia voce, ho cercato di parlare meglio che potevo, scusate se magari si sente un po' il... La S sul microfono o qualcosa che soffia, come al mio solito. Un saluto a tutti al prossimo video, ciao!